Ciao amici, benvenuti alla nona puntata di Selfish, dove abbiamo un ospite d'eccezione, lo chef Schiralli. Schiralli, che... Tony, Esatto. Little... Vabbè, andiamo avanti. Ciao amici. In questa nona puntata, per la prima volta, farvi vedere qualcosa di fatto a mano, di fatto in casa, quindi l'importanza delle origini. Ma l'importanza delle origini per quale motivo? Anche per la materia prima. Ma non si devo togliere. No, no, però intanto mi tolgo anch'io perché faccio vedere le uova. Eccole qui, l'importanza delle origini, cioè da dove vengono le uova? Come noterete, ecco, sono leggermente macchiate di marrone, un marroncino, questo colore che ricorda la terra, che ricorda le colline toscane. Il miele, ma in questo caso miele non è. E il rosso, questo colore di fuoco che ricorda il Chianti, sole, il Chianti, il sole al tramonto, il mio naso adesso che sembra ubriaco, ma non lo sono. Il semaforo, fermi tutti quindi. L'uovo però viene dal culo, esatto, da sopra, da su così, viene dal culo. Quindi grande sforzo per la materia prima. Tutto sangue, tutta melda, come diceva l'antico, l'uovo viene dal culo e tu te lo li metti in bocca. Quindi tutto quello che entra dalla bocca esce dal culo. Adesso riprendiamo proprio il momento in cui, l'uovo si forma la, diciamo, il vulcano. Vulcano, il piccolo vulcano, amico dell'uomo. Ecco perché il miglior amico dell'uovo. Il vulcano, il miglior amico dell'uovo, che gli ricorda, diciamo, da dove viene. Ecco perché si sta facendo questa forma, direi, bucolica. Bukowski. Una specie di... Sì, comunque bucolica, sì. Bucolica. Allora ci siamo, prendiamo questo che è più smerdato. Esatto, prendiamo quello con più merda di tutti. Merda e sangue, un po' come sperma e sangue per lei. Sì, esatto. Esiste d'amore. D'amore. Ecco, qui veniamo proprio qua. Intrinseca da una merda. L'altra è proprio una bella merda anche questa. Questa è stata. Guardate che bello. La gallina. Sozza tutto. Pensa quanto avrà cantato Kikiriki. No, Kikiriki, quella del corvo. Quella del corvo. Allora, il segreto è girare. Girare per tre quarti d'ora fino a quando... Come cazzo deve fare? Perché così? Perché gli chef si drogano solitamente. Mira, non mi ricordo più, così si fa, no? Sì. Non mi ricordo. Apri qua. Tappa bottiglie. Questo serve per scosare la pasta, vedo, cioè, se lo prendi. Antichi metodi del cazzo. È una cosa particolare, sembra questo. Quando dici che la pasta com'è venuta? Porca. Anche quella cazzo di cane più piccolo, quello fa i lombrichelli, A volte ho paura degli strumenti della cucina. Mi sembra ovvio dire questa volta, più di tutte, visto che le uova vengono dal sedere o dal culo, prendo l'uovo, questo qui un po' più pieno di sangue e merda, e vi dico per una volta, la più bella volta, du culo! Lecchiamolo. Chiamo. Il chef so così. Du culo a Masterchef. Grazie a tutti. E io finalmente posso dirlo. Non come quel borioso a Masterchef. Visto che avete notato la preparazione, sapete che queste fettuccine sanno di merda. Perché l'uovo sa di merda. E allora si è usata. Ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua?
bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua?